questa piovra pazzesca che da un secondo all'altro sembra prima un missile, poi una roccia, poi una signora che cammina col cappello. No, vabbè, è proprio partita. Io vi assicuro che la mia collega è una persona straordinaria, piena di energia, esuberante. Se la conosci, apprezzi anche questi momenti. È difficile pensare di assistere ad uno spettacolo senza alcuna trama. La fervida immaginazione di Sabina Guzzanti con la complicità di Giorgio Tirabassi al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme è riuscita a coinvolgere il pubblico con uno spettacolo inedito e assolutamente innovativo. Ma se lo facciamo tutti insieme le cose cambiano, per questo il teatro è importante, perché è un rito collettivo, ma deve essere teatro autentico. Allora l'ego svanisce, emerge la vera identità, come è successo a lui con la pancetta. Le verdi colline dell'Africa, diretto e scritto dalla stessa Guzzanti, ha stupito e divertito per la sua formula unica e imprevedibile. Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi si confermano animali da palcoscenico, si integrano, si alternano nella narrazione senza far avvertire alcun calo di ritmo. Siamo qui per assistere allo spettacolo di Sabina Guzzanti, Le verdi colline dell'Africa. Siamo felici di essere qui con voi in un momento in cui cominciamo a tirare un piccolo rendiconto di quella che è stata la stagione. Siamo estremamente soddisfatti di questi appuntamenti, più della metà sono stati sold out e tutti gli altri sono stati frequentatissimi comunque. E ci aspettano altre meravigliose manifestazioni, avremo fra poco Così e se vi pare con la Vukotic, avremo Ale Franz, veramente tante belle manifestazioni che condividiamo nella stagione di Lamezia e anche quella di Catanzaro. Vi ricordo che per ogni informazione e dettaglio potete visitare il nostro sito www.amaeventi.org.